Beh, papà, a che Tele Furmesen International ti vuol fare un'intervista. C'è cara a te. Ah, per forza, quando c'è da dire delle cose intellettuali, c'è a me. Le strepitose. A Ian Prenotena sta già un bauna. Siamo molto felici di essere che. Grazie. Se mangi bene, ne vu anche. E poi, per il resto, vi parla la Polonia, la mamma, che ha da dire un quel. La bella se le va del tutto sti bene, ragazzo, finalmente. Fora, visti da carnevel e con la voglia di stare insieme a tutti. Che questa è la 64esima edizione, è molto importante perché è una tradizione appunto che si porta avanti da tanti anni e l'obiettivo è sempre rendere i bambini allegri e felici, quest'anno più che mai, che ce n'era bisogno dopo 2 anni di stop. L'organizzazione è stata complessa perché non è un carnevale della tradizione, ma è stato necessario reinventarlo, o meglio adattarlo alla situazione. Ma in realtà è stato divertente organizzare questo carnevale diverso, cioè un carnevale senza sfilata. Guarda, noi dovevamo andare a Venezia, poi ci hanno detto Formigine è il carnevale più bello che ci sia e io da Catanzaro approvo, siamo qui e speriamo di tornare anche il prossimo anno, anche perché la Presidente mi ha promesso che mi porta al bar dopo, quindi esatto. Cioè, non posso non tornare anche il prossimo anno. Io sono Gian Gurgolo e vengo da Catanzaro, capoluogo della Calabria. Il carnevale di Formigine è strepitoso, anche perché noi abbiamo rinunciato a quello di Venezia per venire qua, perché ci hanno detto che sono delle persone bellissime e accoglienti. E devo dire la verità, devo ringraziare la sindaca Maria Costi che ci ha accolto in un modo strepitoso. Quanto vi piace il carnevale, Billy? Tantissimo! Sophie? Tantissimo! E da cosa sei vestita tu? Isabella! E tu? Mirabelle! E io? E io da chi? Luisa! Luisa! Bambini è terapeutico, finalmente possono muoversi, possono correre, possono giocare, possono travestirsi. Tornare a carnevale e tornare bambini, dai, ritornare a non pensare alla tristezza che c'è intorno a noi in questi giorni. Bellissimo, infatti ci siamo vestiti anche noi perché è proprio un momento di libertà e di gioia e un po' di spensieratezza ci vuole. Finalmente i bambini possono rivivere la gioia e la festa dello stare insieme. Quindi, grandi Carducci, forza Abi! Molto bello essere tornati a una pseudo realtà.
non siamo ancora pronti come prima di 2 anni fa a ripartire con sfilate e carri, però abbiamo fatto di tutto per rendere questo carnevale dei nostri bimbi il più normale possibile. E genitori, bimbi, insegnanti, tutti insieme per essere felici e per sorridere, perché fondamentalmente abbiamo molto bisogno di questo nonostante tutto quello che succede intorno a noi. Sono felicissima anche perché il carnevale è una festa che mi ha poco coinvolta negli anni e invece quest'anno, anche grazie alla scuola, è stato meraviglioso. Quest'anno il carnevale è molto bello, ci sono tante persone, più degli anni scorsi, e il peccato è che non ci siano i carri che girano, però del resto è molto bello. Tornare a carnevale è bellissimo perché fa di nuovo una situazione di normalità e vedi un casino di bambini, tantissime famiglie, anche noi che ci siamo vestiti, che a volte si è un po' ridicoli, però secondo me è molto bello per provare a rilanciarsi in un futuro che speriamo sia più libero. Formigine è unita, Formigine è bellissima, non vedevo l'ora di venire a carnevale perché sono spider formiginese, sono contento di essere qua e vedere tanti bambini e rendere felici tanti bambini. Ah, è bellissimo, finalmente un po' di pace, di sole, di serenità ci voleva e secondo me il popolo di Formigine, la mia popolazione di Formigine, ha proprio vissuto bene questa giornata, noi siamo contenti, dai reali un grande saluto. Molto bello il primo anno che veniamo e siamo molto molto contente, vero Rebi? Finalmente carnevale!